Visita guidata dello stabilimento e giro su uno dei nuovi pullman appena sfornato all'IA di Flumeri. Arrivano il ministro degli esteri Luigi Di Maio, quello dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e il sottosegretario all'interno Carlo Sibilia, oltre al direttore di Invitalia Domenico Arcuri. In fabbrica si lavora alle nuove commesse, 261 per il 2020 contro le 82 di Bologna, ma servono ancora alcune linee produttive nuove, soprattutto per l'elettrico. E così, in attesa di capire se sarà necessario un altro socio, nella sede Eufita dell'unica industria che produce autobus in Italia, si punterà soprattutto a vendere sul mercato internazionale. Intanto, già da quest'anno ci saranno 65 posti di lavoro in più, che per il ministro Patuanelli significa allontanare i giovani dalle cattive strade. Un territorio dove un impianto è anche presidio di legalità, dove la disoccupazione porta molto spesso a illegalità e dove quindi ogni occupato in più è una buona notizia. Vedere questi impianti produttivi, vedere il capannone che viene manutenuto, il tetto che non perde più, gli impianti in costruzione è un qualcosa di molto positivo, è un grande successo ottenuto con grande impegno. Il Ministero dello Sviluppo Economico fa la sua parte, Invitalia fa la sua parte, ma certamente la conduzione oggi di questo stabilimento di questa industria è una conduzione accorta che sta portando ad ottimi risultati. Credo che l'accompagnamento dello Stato possa essere anche un po' più duraturo nel tempo.